vede bene la visione della villa, però come vedete c'è qui e questo. Per la prima volta, ormai da più di 20 anni, ecco che oggi possiamo festeggiare il fatto che una riunione pubblica, è la riunione del Comitato di Pilotaggio delle Ville UNESCO, si svolge nuovamente nella Villa Medicea di Careggi. È una proprietà della Regione, era stata acquistata opportunamente e oculatamente ai tempi dell'assessore alla cultura Mariella Zoppi, ma in realtà la Regione, nell'indecisione di decidere cosa fare e come utilizzarla, l'aveva lasciata a funzioni che poi erano diventate di deposito. Io, Presidente della Regione, feci qui la prima riunione di giunta perché volevo dare l'impulso alla sua rigenerazione urbana e conseguentemente alla sua riutilizzazione. L'utilizzazione sarà quella degli uffizi diffusi, degli uffizi Toscana, come preferisco chiamarli, ovvero dello spostamento di opere che sono nei depositi degli uffizi all'interno di questa, come della villa dell'Ambrogiana, che era utilizzata come manicomio criminale, con una fondazione fra Regione e Stato, che abbiamo concordato e di cui aspetto conferma proprio dal nuovo Ministro. Diventare un punto di riferimento, è evidente che è un'attività. I lavori di restauro, guidati dall'ingegner Michele Mazzoni, il direttore delle opere pubbliche della Regione Toscana, stanno procedendo attraverso 3 appalti. L'uno per il giardino, dove abbiamo raccolto risorse dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. L'altro per la limonaia, dove abbiamo messo risorse per poterla ristrutturare e farne un luogo di intrattenimento, valorizzazione delle attività estive, presentazioni di libri, concerti. E l'altro ancora per il palazzo, dove appunto verrà la raccolta e il museo. Qui verrà anche l'Accademia di Toscana, ovvero il centro studi storici della Regione Toscana. E questo è un ambiente dove siamo nel chiostro, dove fu buttato nel pozzo il medico che non riuscì a curare Lorenzo il Magnifico, perché Lorenzo il Magnifico morì qui. Tanto era cara la villa di Careggi ai primi medici. A Cosimo il Vecchio, al suo figlio Piero il Gottoso, a Lorenzo il Magnifico, a Piero il Fatuo. Fu con Cosimo I che i medici fecero della loro reggia Palazzo Pitti, ma prima di allora, accanto al palazzo che oggi chiamiamo Medici Riccardi, in Via Larga, oggi Via Cavour, la villa preferita per la campagna e quindi per i momenti che si interloquivano con la presenza in città dei medici era proprio questa. Per il restauro della villa che per quanto riguarda la limonaia l'anno prossimo sarà finito i lavori, come l'anno prossimo saranno finiti i lavori per il giardino, mentre invece io conto per l'inizio del 2026 la fine dei lavori e conseguentemente l'utilizzo per gli Uffizi Toscana della collezione d'arte che sarà messa al primo piano.